po' la differenza tra il super empatico e l'empatico. Quindi è molto importante sviluppare, diciamo, questo potere che è la super empatia e che ci consente di sconfiggere, diciamo, di battere i narcisisti e affrontare, battere i narcisisti perversi può sicuramente essere una sfida complessa, poiché sono soliti, diciamo così, manipolare gli altri, ma anche sono soliti danneggiare gli altri per il proprio beneficio. Però ci sono alcune strategie, che puoi considerare. Salutiamo anche Victoria. Ci sono delle strategie che puoi utilizzare per produrre, diciamo, e sconfiggere da un certo punto di vista questa categoria di persone che prende il nome, giusto appunto, di super empatici e liberarti per sempre dai narcisisti, perché alla fine i narcisisti ti fanno male. Ci sono diverse strategie, diciamo, per liberarsi dai narcisisti. Diverse strategie di difesa che poi piano piano vedremo e cercheremo di capire, diciamo, come riuscire a superare, come riuscire a sconfiggerli fondamentalmente. Ovviamente i narcisisti, come dire, fanno il loro gioco, quindi è inutile, tra virgolette, prendertela con i narcisisti perché cercare uno scontro non ha nessun senso. Ovviamente il termine narcisismo nasce, salutiamo anche Silvia, il termine narcisismo nasce proprio dal mito greco di Narciso, ma ha una, cioè colui che si rispecchia nella propria immagine e si innamora di essa. E dalla bramosia fondamentalmente di congiungersi con la propria immagine finisce nel lago e muore praticamente, e muore annegato. Narciso all'inizio, salutiamo anche Laura, era comunque un bel giovane che si innamora della ninfa Eco, no? Che era stata privata però dalla parola della moglie di Zeus e poteva ripetere solo le ultime sillabe delle parole altrui. Quindi, incapace di esprimere il tuo amore, Eco si innamorò di Narciso, incapace di esprimere il suo amore, Eco viene respinta da Narciso, fondamentalmente. Quindi Narciso la respinge, anche perché lei poteva solo ripetere le sue parole, e quindi muore di crepacuore, no? E allora gli dèi puniscono Narciso per come aveva trattato questa fanciulla, facendolo innamorare della propria immagine. E l'indovino aveva predetto che Narciso sarebbe morto esattamente il giorno nel momento in cui avrebbe visto la sua immagine. E infatti il giorno che Narciso si rispecchiò, diciamo, nelle acque del lago, si innamorò della sua immagine e praticamente per congiungersi, come dicevamo, con la sua immagine, cadde nell'acqua alla ricerca della sua immagine riflessa e morì, diciamo, e morì fondamentalmente annegato fondamentalmente, e si trasformò in un narciso, il fiore che cresce ai bordi delle acque, ai bordi delle fonti, quindi diventa un fiore che è il fiore narciso. Quindi questo è un po' il mito, quindi i narcisisti devono tenere presente che il loro modo di fare gli porterà dei danni. Questo può essere un effetto karmico, ma comunque questo è il concetto. Quindi il narcisisti non ama se stesso fondamentalmente, ma sviluppa un attaccamento verso se stesso. Questo è da dire, quindi c'è differenza tra l'attaccamento e l'amore. E
Però c'è, nel mito di Narciso c'è anche Eco. Ma chi è questa Eco? Eco potrebbe essere, diciamo, la stessa nostra voce che ci ritorna, insomma. Quindi Narciso, se Narciso avesse saputo dire ti amo, Eco avrebbe ripetuto le stesse parole e allora sarebbe scattato l'amore. Però l'incapacità di dire queste parole, di amare fondamentalmente, perché Eco avrebbe, come dire, avrebbe prodotto, diciamo, un qualcosa di analogo. E questo è interessante. Respingendo Eco, Narciso in fondo respinge se stesso. Ah, bene, mi fa piacere. Intanto salutiamo anche Miriam. Salutiamo anche Miriam. E quindi questa è una interpretazione interessante. Quindi già nel mito di Narciso, diciamo, appaiono alcune caratteristiche importanti fondamentalmente del narcisismo, no? Quindi un attaccamento forte sulla propria immagine, un attaccamento forte su se stesso. Questa, direi, è una delle caratteristiche principali. Quindi dobbiamo, se abbiamo poi a che fare con un narcisista perverso, cioè un narcisista che in modo malevolo fondamentalmente, no, con caratteristiche sadiche ci vuole distruggere, noi possiamo affrontarlo, possiamo sconfiggerlo, ad esempio, proteggendo noi stessi. Cioè, rendendoci conto che abbiamo a che fare con un personaggio di questo tipo, ho già dato tante indicazioni in tanti video, diciamo, salutiamo anche Giorgio, su come riconoscere i narcisisti, per cui adesso vedremo alcune strategie per poterli battere, per poterli sconfiggere. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella. Così riceverete la notifica dei miei video, ma seguitemi su tutti i miei canali YouTube, mettete un like che non costa niente, fa girare il video, quindi mettete un like, basta spolliciare in su gratuitamente e mi date una mano a far girare il video. Ovviamente se qualcuno vuol fare una piccola donazione può cliccare sul tastino col dollaro e fare una piccola donazione, se volete abbonarvi basta andare nella home page e cliccare sul tastino abbonate, che costa un caffè praticamente. Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è proteggere noi stessi, cioè cercare di evitare situazioni che potrebbero farci coinvolgere col narcisista. Quindi devi anche cercare di capire quali sono le caratteristiche, i comportamenti, diciamo, tipici dei narcisisti, perché, come dire, se noi non sappiamo quali sono i comportamenti, è difficile poter contrastarli. Naturalmente i narcisisti perversi soprattutto sono esperti nel scatenare reazioni negative, quindi bisogna fondamentalmente mantenere la calma, controllare le proprie emozioni e mantenere una posizione razionale, quella che in analisi transazionale viene chiamato io adulto, no? Mantenere una posizione razionale. In più, i super empatici hanno la capacità di cogliere quelle che sono le vere emozioni di un narcisista, ma diciamo, senza subirne le conseguenze, senza innamorarsi, senza coinvolgersi, a meno che le emozioni non sono positive. Quindi questo deve valere anche per te. E ovviamente queste emozioni devono essere dimostrate nel tempo, non credere e non cedere alla lusinghe delle captatio benevolenze, non cedere alle lusinghe del love bombing. E questo è un altro punto molto importante. Mantieni la calma, non accettare lo scontro, ma stabilisci nel frattempo dei confini chiari e non permettere al narcisista di oltrepassare i confini che tu hai decretato, no? Quindi evita assolutamente veramente di reagire alle provocazioni, perché sia che siano diciamo provocazioni sessuali, i narcisisti possono utilizzare anche la sessualità,
Una delle caratteristiche dei narcisisti è proprio quella di utilizzare la sessualità. Se hanno una buona potenzialità, diciamo, dal punto di vista della sessualità, questo è fondamentale. Che poi il narcisista, salutiamo anche Tug, abbia come sport preferito il salto dei confini, ma i confini devono essere col filo spinato, devono essere con i vetri, diciamo, sul muro, in modo tale che nel salto possa restare sicuramente danneggiato fondamentalmente. E questa è un'altra caratteristica fondamentale, no, di quello che dobbiamo imparare a fare. È importante, anche, come dicevo, evitare di reagire alle provocazioni, perché non devi alimentare le loro manipolazioni rimanendo calma e distaccata. Ma naturalmente proteggendo i tuoi punti deboli, perché tieni presente che i narcisisti, soprattutto i narcisisti perversi, sono abituati a individuare i punti deboli delle persone, a sfruttarli, quindi ad amplificarti emozioni, a somministrarti, a cercare di capire quali sono i tuoi punti deboli per poterli poi amplificare, sfruttare, quindi fai attenzione alle tue debolezze, diciamo, prendi consapevolezza di quelli che sono i tuoi punti deboli, i tuoi punti vulnerabili e cerca di proteggerti. Insomma, affrontare un narcisista perverso può essere difficile, però possiamo farlo. Ma soprattutto, mentre saluto Stella Marina e anche Elena, ma soprattutto una cosa molto importante. E salutiamo anche Silvia, ma soprattutto una cosa molto importante è quella di diciamo focalizzarti su te stessa. Cioè, dopo aver avuto a che fare con un narcisista perverso, è importante prenderti cura di te stessa, concentrarti su te stessa, darti emozioni belle, darti emozioni positive, frequentare altre persone, fare cose che ti piacciono e tieni traccia di quegli eventi che il narcisista delle modalità con cui il narcisista cerca di manipolarti, no? Perché poi col tempo che passa il narcisista cerca anche di manipolare i tuoi ricordi, no? Attraverso quello che viene chiamato gaslighting. No, io non ho mai detto quello, non ho mai fatto quell'altro, tu ti stai sbagliando, stai dicendo la cosa sbagliata, guarda che sei solo invidiosa, guarda che c'è questo, guarda che c'è quello. E quindi bisogna imparare da quel punto di vista lì a proteggersi e a difendersi. E questo è un qualcosa che si può fare tranquillamente. La cosa importante, mentre fai tutto questo, è che, ti trovi altre fonti di approvvigionamento emotivo, perché altrimenti rischi parecchio fondamentalmente. E altra cosa fondamentale è non cercare di cambiarli, cioè cercare di cambiare un narcisista. C'è un proverbio russo, no, che dice Durakov uchits kak myortova lichits, che significa Durak significa stupido, cretino. Durakov uchits vuol dire Kak myortova lichits, è più facile, diciamo, è più facile curare, guarire o curare un morto che diciamo, rinsavire uno stupido fondamentalmente. Lo stesso vale per il narcisista. È molto più facile, o perlomeno è analogo, diciamo, riuscire a cambiare, diciamo, guarire un morto piuttosto che a trasformare, a modificare, a cambiare l'atteggiamento di un narcisista. Quindi è una battaglia persa, è una, diciamo, è un qualcosa che non ci darà mai e poi mai nessun risultato, no? Quindi non cercare di cambiare, non perdere tempo, energie, cercare di convincerli di cambiare, concentrati invece sulle tue esigenze e sulla tua crescita personale. Quindi costruisci una rete di sostegno che sia valida, sviluppa amicizie, cerca nuove relazioni, cerca
nuove persone, interagisci, non deve essere l'unica persona che ti dà possibilità. Quindi, e poi ovviamente la tua autostima è una pietra miliare, no? Perché i narcisisti perversi proprio utilizzano, cercano di giocare sulla tua autostima e di abbassare, diciamo, i segnali. Cercano di abbassare il livello della tua autostima, squalificandoti e dandoti proprio disistima, no? Facendoti passare come stupida, cretina, anche di fronte ad altre persone. Quindi invece non dobbiamo mai accettare, diciamo, una squalifica, un abbassamento di autostima, ma dobbiamo viceversa rafforzare la nostra autostima, quindi focalizzarci sulla costruzione dell'autostima e evidenziando le nostre qualità positive, sviluppandole, insomma, questo è un punto fondamentale. E poi, ovviamente, affinché tutto questo avvenga, devi acquisire, diciamo, la capacità di riconoscere, acquisire familiarità con la capacità di riconoscere i segnali che un narcisista, utilizza, diciamo, anche per il futuro, fondamentalmente, no? Quindi proteggendo le tue emozioni. Spesso possiamo riconoscere un narcisista già dal primo appuntamento. Non è che servono 50 appuntamenti e invece ci sono persone che dicono: mi sono accorto che è narcisista dopo che l'ho sposato e ho fatto 5 figli. Allora sono cazzi tuoi, no? Noi dobbiamo imparare a riconoscere i narcisisti già dal primo appuntamento. Nel primo appuntamento un narcisista avrà un'eccessiva enfasi su se stesso o su se stessa, un segnale precoce, diciamo, già dal primo appuntamento che potremmo avere a che fare con una persona di questo tipo è l'enfasi su se stesso. Se durante il primo appuntamento monopolizza la conversazione parlando di sé, delle sue imprese, dei suoi successi, senza di fatto mostrare un reale interesse per te, beh, questo è sicuramente una bandierina rossa, un campanello d'allarme. E poi una cattiva empatia, un'empatia soltanto formale, no? Un narcisista non ha empatia profonda, presta attenzione a come si comporta la persona, ma in un'empatia superficiale. Soprattutto osservate come si comporta se andate in un locale con il personale del locale, con gli altri clienti, se spesso si dimostra insensibile, a molte situazioni, beh, questo è un segnale che ovviamente ha a che fare con personaggi di questo genere, è un punto molto importante questo. E poi il bisogno di ammirazione, no? I narcisisti cercano costantemente l'ammirazione e il riconoscimento da parte degli altri. Se la persona che hai conosciuto, che stai frequentando, o che magari sei solo al primo appuntamento, no? Sembra già da subito manifestare, cercare un'approvazione costante e cerca di attirare l'attenzione su di sé in modo esagerato, potrebbe essere un altro segnale, insomma. Certo, una rondine non fa primavera, ma più rondini la fanno. E poi lo sfruttamento degli altri, non osserva se il tuo partner sembra cercare di trarre vantaggio di tuo partner o potenziale partner o persona che hai conosciuto. Inizia a cercare di trarre vantaggio dalle persone che stanno intorno a voi, ad esempio. O di aspettandosi dei privilegi speciali, tipo che ne so, sei al bar che ti facciano passare per primo, che ti servono per primo, insomma, se ha delle pretese che poi sono pretese, diciamo, che di fatto sono pretese, insomma, salutiamo anche Sara, sono pretese assurde, che non hanno un senso logico, beh, anche lì presta attenzione. Nel frattempo metti un like, così facciamo girare il video su YouTube e diamo possibilità anche ad altri di conoscere i narcisisti. E poi c'è la manipolazione emotiva, no? Che è un'altra caratteristica fondamentale. I narcisisti sono abili manipolatori emotivi. Presta attenzione ai segni di manipolazione, come il senso di colpa, l'intimidazione, il tentativo di controllare te o le tue azioni, le tue decisioni, insomma, se noti comportamenti manipolatori già dal primo appuntamento, levatelo dai coglioni, devi prendere in considerazione la possibilità
di levartelo dal culo. E salutiamo anche Betty Cottage. Devi levartelo dai maroni, fondamentalmente. Questo è un altro punto molto importante. Tieni presente che i narcisisti sono comunque abili manipolatori emotivi, insomma. E anche se presentano un senso di grandiosità, no? Un'opinione esageratamente positiva di sé, osserva se si vanta costantemente di successi esagerati, parla di futuri progetti realistici, si attribuisce meriti spropositati, sproporzionati, insomma. E se ha una scarsa responsabilità personale, no? Cioè cerca di evitare le responsabilità per i propri errori, per le proprie azioni negative. Osserva queste cose che sono tutti segnali che potrebbe essere un narcisista. Riconoscere un narcisista al primo appuntamento può essere un passo cruciale per proteggere se stessi da relazioni tossiche, da relazioni manipolative, da persone sbagliate. Ovviamente, diciamo che magari al primo appuntamento possiamo avere dei segnali, potrebbe essere affettato, però, diciamo. Deve far scatenare un campanello d'allarme dentro di noi in modo tale che possiamo, diciamo, evitare di prendere poi delle cantonate. Insomma, questo è un punto fondamentale. La panda del 97. Sì, vabbè, sono persone. Ecco, quindi queste sono cose molto importanti, no? Bisogna sempre poi fidarci un po' del nostro istinto, del nostro sesto senso, perché se qualcosa ti sembra sbagliato, se ti senti un po' sminuita, se hai una brutta sensazione, insomma, noi abbiamo delle conoscenze che magari non sappiamo di avere, quindi abbiamo una sorta di sesto senso che dei segnali ce li manda, quindi è importante imparare a riconoscere, no? Il riconoscimento dei segnali è veramente fondamentale se avviene da subito, in modo precoce, al primo appuntamento, al secondo appuntamento, può aiutarti a evitare relazioni dannose. Poi, ovviamente, servirà una più ampia gamma di comportamenti, però nel frattempo hai già attivato il campanello working, hai già attivato, diciamo, tutta una serie di difese che poi alla fine potranno esserti molto utili da questo punto di vista, no? Ecco, queste sono un po' le cose che devi imparare a fare fondamentalmente e vedrai che in questo modo riuscirai a liberarti da questi personaggi estremamente negativi che comunque ti porteranno negatività e ti porteranno anche dolore.